Bene, ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Qui andiamo a proseguire il discorso sulla minting dei token, però andiamo a parlare degli NFT, cioè i not fungible token. Quello che cambia sostanzialmente da un token convenzionale, tra virgolette, possiamo chiamarlo un NFT, sta semplicemente nel fatto che l'NFT è un asset non fungibile, quindi ogni NFT dovrebbe essere diverso da tutti gli altri. Mentre se andiamo, ad esempio, come nel video precedente, a effettuare il minting di 100 milioni di token, ognuno di questi token è esattamente equivalente all'altro. In realtà, quando ci addentreremo in questo tutorial, capiremo che questa è solo una convenzione, almeno per quanto riguarda la blockchain Cardano, proprio perché in questo caso ci sono delle configurazioni fatte in modo tale che permettano di distinguere ciò che è un NFT da un token. Mi spiego meglio. Per fare in modo che ogni token non sia fungibile, che un token non sia fungibile, in questo caso cosa si farà? Si andrà semplicemente a impedire il minting del token in un momento successivo. Quindi una volta che noi effettueremo il minting di un token, renderemo impossibile forgiarne altri. Però per tutto il resto vedremo che sostanzialmente l'operazione non è poi così differente rispetto a quanto fatto nel video precedente. Inoltre, quello che andremo a fare sarà andare ad arricchire il token che andremo, l'NFT che andremo a generare con dei metadati, quindi ci aggiungeremo un nome, una descrizione e un riferimento a un'immagine. In primo luogo, voglio approfittare anche di questa occasione, per fare una cosa magari anche carina per Natale. Quindi, cosa ho fatto? Ho realizzato una sorta di logo, vedete, col Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Cardano in sovraimpressione, cioè scusate, in background, e quindi andremo a realizzare un NFT, su questa base, su questa immagine. Come avevo detto, il fatto che comunque il numero di NFT che andremo a forgiare è solo una convenzione, magari non ne farò solo uno, ne farò una decina per dare la possibilità magari a chi commenta questo video di andare a passarmi in qualche modo un proprio indirizzo Cardano e quindi gli andrò a spedire un modo per farsi gli auguri di Natale. Comunque, procediamo. Allora, in primo luogo andiamo a fare l'upload dell'immagine, quindi bisognerà semplicemente dare un riferimento, un riferimento all'interno del metadata, dove sarà possibile andare a recuperare l'immagine. Naturalmente noi andremo a effettuare lo store di questa immagine tramite IPFS, che sta per Interplanetary File System, quindi è un modo, diciamo, peer-to-peer per andare a effettuare lo storage dei dati. Come provider utilizzeremo Pignata, che si occuperà insomma di mantenere la resilienza del dato per noi. Quindi andiamo a effettuare l'upload. Vediamo se si può fare già così, no? Ok, quindi upload effettuato, qui abbiamo l'identificativo, lo useremo in una fase successiva. Adesso preoccupiamoci di proseguire il nostro tutorial. Allora, naturalmente io vi posterò sempre tutte le istruzioni che andremo a utilizzare, come sempre. Queste istruzioni in realtà si basano su un tutorial direttamente della Cardano Community. Più semplicemente l'ho copiato e un po' per prendere appunti, per imparare e un po' per organizzare le informazioni in un modo che mi viene più chiaro. Però vi passerò tutti e due i riferimenti, sia dei miei appunti, sia comunque della documentazione di Cardano. Ok, abbiamo il nostro full node in funzionamento sulla macchina, quindi non ci resta che aprire il terminale come sempre. Per verificare che tutto funzioni, lanciamo questa istruzione qua. Ok, la rete è sincronizzata, quindi possiamo partire. Ok,
Entriamo nella cartellina che avevo già creato prima, quindi Christmas NFT, e come sempre ci andiamo a generare le chiavi del nostro wallet. Vado molto più veloce perché questi qua sono esattamente gli stessi passaggi ripercorsi nel video precedente e in quello precedente ancora, che vi invito a visualizzare. Quindi, una volta che abbiamo generato le chiavi, ci andiamo a generare anche l'address. E a questo punto, a partire dall'address, andremo a inviarci dei fondi. Perfetto, come potete vedere i fondi sono stati ricevuti, abbiamo questo hash di transazione, l'indice e 5 ADA ricevuti. A questo punto ci andiamo a scaricare il file di protocol, questo ci servirà in un momento successivo e andiamo a generare i file della policy. Come abbiamo già detto, nel caso degli NFT, quello che andrà realmente a cambiare appunto il file di policy. Comunque andiamo, cominciamo a gestire la creazione della cartella e poi andiamo a creare le due chiavi. Perfetto. E a questo punto ci possiamo dedicare alla creazione del file di policy. Cosa faccio? Prima vi creo il file e poi ve lo commento per quello in cui è cambiato. Ecco qua. E lo apriamo con Visual Studio, quindi sarà policy script. Ecco, come potete vedere, mentre nel video precedente, cioè la creazione di token e basta, avevamo semplicemente inserito l'hash della chiave pubblica, della policy, della chiave di policy, in questo caso abbiamo una nuova proprietà che si chiama before. Questo sta a indicare semplicemente che dopo tal blocco non è più possibile andare a eseguire il minting di token, quindi non sarà più andare a possibile modificare la supply dei token in eccesso. Questo è stato calcolato con la seguente istruzione, quindi un'espressione dal quale si va a ricavare il blocco corrente dall'istruzione query tip e poi a questo si vanno ad aggiungere. Scusate, non il blocco corrente, lo slot corrente, al quale si vanno ad aggiungere 10.000 slot, questo per darci un po' di margine. Uno slot, se non sbaglio, dovrebbe avere la lunghezza, la durata di un secondo, quindi per fino a 10.000 secondi saremo in grado di andare a modificare appunto la supply del token. Quindi io adesso mi prendo questa istruzione e ve lo mostro. Questo perché per eseguire questa istruzione deve essere installato JQ, che praticamente è il JSON parser sulla vostra CLI. Se non foste interessati a installarlo e a configurarlo, potete sempre eseguire l'istruzione manualmente. Quindi adesso la eseguiamo da terminale. Ho dimenticato di mettere ECHO, però questo già ci dà l'indicazione del valore. Ecco qua. Come potete vedere, entro questo slot qui, che comunque sarà successivo a quello del documento perché abbiamo eseguito l'istruzione successivamente, non sarà più possibile
come si può dire, andare appunto a effettuare una modifica della supply del token. Se lanciamo questa istruzione nuovamente, vediamo che e volessimo appunto eseguire l'operazione manualmente, non dovremmo fare altro che andare a prendere questo valore di slot e andarci a sommare 10.000 fondamentalmente. Ok, quindi possiamo proseguire. A questo punto ci andiamo a calcolare il nostro policy ID, come sempre, e qui siamo a posto. A questo punto dobbiamo andare a inizializzare tutta una serie di variabili. Quindi ci andiamo a prendere magari ci aiutiamo con un blocco note per andare a inizializzarle, che è decisamente più comodo. Abbiamo Visual Studio aperto, ne approfittiamo. Perfetto. Quindi ci andiamo a prendere il TX hash. Che è questo qua e ce lo andiamo a incollare. Quindi i fondi sono corretti, però per sicurezza lo incolliamo sempre dentro. Ok, il punto dove andare a recuperare il policy ID è corretto. Qui andremo a definire qual è il token name. Questo qui lo chiamiamo HODL, ok. Il token amount in questo caso dovremmo definirlo 1, ma come vi ho detto ne produrremo 10, un po' magari perché ci sono più richieste, insomma, tutti ne hanno la possibilità. Poi lo slot number in realtà in questo caso me lo vado a copiare. Da qui. Ok, dov'è Visual Studio? È qui. Ok, e l'indirizzo in realtà mi vado a dare il mio indirizzo, quindi ci facciamo sempre cat. Payment address. E ce lo andiamo a mettere qua. Invece per i PFS hash è quello che abbiamo visto precedentemente sul servizio Pignata. Non è nient'altro che questo identificativo. Perfetto. In questo modo sarà possibile, attraverso il file di metadati, andare a linkare all'immagine. Ok. E a questo punto possiamo lanciare tutto da console. Ok, perfetto. Proseguiamo nel tutorial e qui vedete che andremo a generare il nostro file di metadata. Quindi lo lanciamo anche questo per comodità, perché è già inizializzato, ce lo andiamo a modificare su un editor di testo. Qui vedete perché ho realizzato il token che utilizzerò per, insomma, per fondare e finanziare il mio progetto. Quindi qua lo chiamiamo name HODL
Odol, in description. Lo possiamo definire Xmas NFT by Valerio. Quindi cosa ho fatto? Semplicemente definito nella property, la property name, e poi gli ho aggiunto una piccola descrizione. Ok, torniamo sempre da terminale e lo eseguiamo. Perfetto. Se adesso noi andassimo a leggere il file di metadata.json, potete vedere che appunto c'è il riferimento a IPFS, il nome e la descrizione. Perfetto. Quindi possiamo proseguire ancora. In questo caso lanciamo solo la verifica per vedere che tutti questi campi qui siano inizializzati. Perfetto. Quindi abbiamo la policy ID, l'indirizzo, le fee, abbiamo tutto. Ok. Quindi possiamo partire con il build della transazione. Quindi, in questo caso non è la build raw, è semplicemente la build, ci consente un po' di automatismi per il calcolo delle fee. Sostanzialmente non è necessario eseguire il calcolo delle fee con questa istruzione. Quindi andiamo a commentarlo riga per riga. Ci andiamo a prendere sempre una transazione di input, andiamo a generare una transazione di output. Quindi questa transazione cosa farà? Andrà a inviare a un certo indirizzo una certa somma di ADA definita da output, poi genereremo il token amount dell'NFT. Normalmente questo qui, abbiamo già detto, dovrebbe essere 1 come valore, nel nostro caso sarà 10 perché mi interessa non dare magari questo token di auguri solo a una persona, ma cercare di darlo a un po' più persone. E poi vabbè, ci sarà la solita concatenazione del policy ID del token con il token name. Questo campo qui, change address, che comunque è lo stesso valore dell'indirizzo di destinazione, non sono riuscito a trovare il significato, se devo essere sincero. Se poi riuscirò a trovarlo, vi farò sapere. Questo campo qui va a definire che è in corso un'operazione di minting, qui è rimasto un refuso col meno, poi vi spiegherò. E basta, qua va a definire semplicemente il token, l'amount dei token che verranno mintati, e poi sempre con la policy ID e il token name. Si farà riferimento al minting script file, cioè quindi il file che abbiamo definito di policy script, e poi ci sarà il riferimento naturalmente anche al file di metadata di JSON che abbiamo appena creato. Questo qui, invalidi rafter, non fa nient'altro che andare a dire: da questo slot number in poi non è più possibile eseguire minting di token. Qui in questo caso si va a forzare quante chiavi vanno a firmare la transazione, in questo caso si andrà a firmare con due chiavi, quindi la chiave privata del wallet, la chiave privata del policy, e poi vabbè, c'è il solito output file. Quindi andiamo a copiarci la nostra istruzione, questo poi ve lo correggo, vi tolgo questo meno, per non generare confusione. Quindi me la vado a copiare qui per semplicità e ci tolgo il meno, e a questo punto è pronta per essere eseguita. Perfetto, qui vedete che dà un errore, proprio perché l'output che avevo impostato è 0 e lui invece mi va a dire: guarda, se vuoi effettuare questa transazione il minimo di output deve essere questo qua, che è 1,3 Lovelace. Quindi cosa andiamo a fare? Export output uguale questa soglia, e a questo punto possiamo andare a rieseguire la transazione.
Ah, sì. Ah. Come potete vedere, non dà nessun tipo di errore. A questo punto, che abbiamo tutto pronto, cosa facciamo? Andiamo come sempre a firmare la nostra transazione e eseguire la submit. Il sign della transazione in questo caso è un po' diverso rispetto alle precedenti perché contiene due chiavi, quindi abbiamo sia la chiave privata del wallet sia la policy. Andiamo a dare invio. E adesso con la submit vediamo cosa succede. La transazione è stata eseguita con successo. Quindi vi voglio far vedere una cosa adesso. Prima assicuriamoci che il minting sia stato effettuato, sì. Quindi, come potete vedere, abbiamo due TX hash con due indici differenti e nel secondo abbiamo i nostri 10 token barra NFT appena forgiati. Quindi ci andiamo a riprendere il nostro indirizzo, vi voglio far vedere una cosa per visualizzare l'NFT, quindi dovremmo andare su pool.pm. Eccolo qua, e andremo a inserire l'address del wallet appena creato, quindi cat payment.addr, eccolo qua. Ctrl C, e qui ci andiamo a mettere l'indirizzo. E come potete vedere, noi abbiamo su blockchain il nostro NFT di Natale che si chiama HoHoHodl e ha una supply di 10 token. Ora, già che ci sono, vi voglio mostrare perché avevo inserito quel meno. Quel meno serve per eseguire il burning dei token. Quindi, noi adesso ci andiamo a riprendere la nostra transazione che l'avevo salvata qui. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo intanto andare a prendere tutti e due gli input txhash asterisco, qui ci mettiamo questo, ce lo metto per comodità perché, come si può osservare, adesso non ci sono più due input disponibili sull'indirizzo, ma non c'è più solo un input disponibile sull'indirizzo, ma ce ne sono due con due indici differenti. Quindi adesso per effettuare una transazione bisognerà considerare entrambi gli amount di ADA, proprio perché questo non è più sufficiente per eseguire una sola transazione. Quindi questi li ho inseriti tutti e due come input. L'output non cambia molto, quindi cosa andiamo a definire? Adesso immaginiamo che non ci vanno più bene questi 10 token appena creati, ne vogliamo mantenere solo 9. Quindi qui andiamo a definire 9 NFT e quindi a questo punto in mint dovremo andare a dire che ne bruciamo uno praticamente dei 10. E adesso andiamo a provare e vediamo se funziona il tutto. Mi sono reso conto di un errore che non avevo considerato. Praticamente cosa succede? Che ogni volta che noi andiamo a eseguire una transazione, naturalmente il TX hash va a cambiare e io non avevo
né aggiornato il TXHash né aggiornato l'output. Quindi l'output va azzerato e di conseguenza va anche modificato il TXHash. Quindi per farlo lanciamo sempre l'istruzione che ci va a mostrare le transazioni sul nostro indirizzo e questo qui è il TXHash nuovo. Quindi ce lo andiamo a prendere e facciamo export TXHash uguale a questo. Perfetto. Quindi a questo punto se ci andiamo a lanciare la nostra solita istruzione, qui ci dà errore per suggerirci quanti Lovelace dobbiamo impostare, quindi export output uguale a questo e a questo punto vedete, mi aspetto che funzioni tutto correttamente e facciamo come prima. In cui andiamo a firmare la transazione, andiamo a eseguire la submit. Perfetto. E a questo punto, come per magia, abbiamo bruciato uno degli NFT, dei token che abbiamo generato praticamente. Quindi in questo caso, per bruciare, cosa bisogna fare? Prendendo sempre questa, la build, nell'output si va a definire il quantitativo sempre di token che dobbiamo inviare. Quindi immaginiamo che appunto da 10 volessimo passare a 1, quindi in questo caso qui in token amount lo imposteremmo come 1 come valore e in mint dovremmo fare meno 9 se il totale precedente era di 10. In questo caso abbiamo fatto qua meno 1 e appunto qui 9, giusto per mantenere sempre una certa quantità da distribuire e da regalare. Se adesso andiamo a fare il refresh, come potete vedere, il totale è cambiato e ce ne sono 9 disponibili. Io come sempre vi ringrazio e appunto vi invito a commentare questo video e se siete interessati a ricevere questo NFT anche solo per giocare un po' e ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti e buon Natale da Valerio.